Peter Higgs ha aspettato anni per vedere il suo bosone finalmente rivelato. Hawking non è stato fortunato allo stesso modo. Nel 1971 teorizzò un teorema che solo quest'anno purtroppo è stato confermato e lui non ha potuto vedere la conferma del proprio teorema. Ci vediamo dopo la sigla per scoprire quale teorema è e di che cosa si tratta. Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole. Sappiamo che Stephen Hawking si è sempre occupato di buchi neri e di tutta la fisica e la matematica inerente ai buchi neri. Anche questo teorema, che teorizzò nel 1971, riguarda i buchi neri. Stephen Hawking teorizzò che l'area dell'orizzonte degli eventi di un buco nero non potesse mai diminuire, ma potesse solo aumentare. L'orizzonte degli eventi lo possiamo vedere come il confine oltre il quale non si può più sfuggire. Hawking pensò a questo teorema vedendo delle similitudini con il secondo principio della termodinamica, ovvero l'entropia di un sistema isolato tende sempre ad aumentare e non diminuisce mai. Pensava che i buchi neri si comportassero proprio come dei corpi termici che emettono calore e quindi la loro entropia può solo aumentare. E quindi l'area degli orizzonti degli eventi può solo aumentare e non diminuire. Questo però andava in conflitto ai tempi con un'altra ipotesi che avevano fatto, con cui Hawking ovviamente non era d'accordo. I buchi neri non lasciano sfuggire energia. Quindi se non lasciano sfuggire energia, come possiamo paragonarli a degli oggetti che emettono calore? Stephen Hawking risolse questo problema teorizzando la radiazione di Hawking, ovvero, grazie agli effetti quantistici, i buchi neri emettono energia, certo, non su scale che noi possiamo, diciamo, vedere, ma su scale lunghe, ma comunque emettono energia. E quindi alla fine noi li possiamo vedere come oggetti termici che emettono calore. Teoricamente tutto funzionava, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista matematico. Il problema qual era? Come fai a dimostrare che l'area di un orizzonte degli eventi si accresce e non diminuisce? La soluzione era molto vicina nel 2015, quando LIGO per la prima volta rivelò delle onde gravitazionali di un buco nero. Hawking subito capì che LIGO poteva dimostrare il suo teorema. Così contattò il vice direttore, ma ai tempi non avevano gli strumenti e le conoscenze necessarie per poter dimostrare il suo teorema. Loro erano riusciti a vedere le onde gravitazionali, ma non riuscivano ancora a estrapolare dalle onde gravitazionali delle informazioni in particolare. LIGO e anche gli altri interferometri che rivelano onde gravitazionali hanno migliorato tantissimo l'acquisizione dati, ma soprattutto come trattare quelle informazioni che arrivano dall'esterno, come leggere quelle informazioni. Nel 2019 un gruppo di fisici ha ripreso tutte le informazioni di quella prima rivelazione di onde gravitazionali e, grazie a metodi molto complessi che non vi sto qui a dire, è riuscita a estrapolare le informazioni necessarie. Le onde gravitazionali rivelate nel 2015 erano di due buchi neri che si erano fusi tra loro e avevano dato origine ad un altro buco nero. Che cosa ha fatto il team di scienziati? Ha visto l'area dei singoli buchi neri prima della fusione e poi ha visto l'area del buco nero che si era generato dopo. Praticamente il team di scienziati cosa ha fatto? Ha calcolato, è riuscito a misurare la massa e lo spin del buco che si è generato. E tramite la massa e lo spin loro sono riusciti a calcolare l'area dell'orizzonte degli eventi. Quindi hanno misurato la massa e lo spin del buco nero prima e dopo la fusione ed effettivamente hanno dimostrato che Hawking aveva ragione. Se l'area dell'orizzonte degli eventi del buco nero che si era generato era maggiore della somma delle aree dei due buchi neri che avevano originato il buco nero, allora il teorema era dimostrato e effettivamente è così. Hawking
L'area del buco nero è maggiore della somma delle singole aree, quindi il teorema di Stephen Hawking è stato confermato e l'articolo che dimostra è stato pubblicato di recente, un mesetto fa. Bene, questo era tutto per oggi e noi ci vediamo al prossimo video.